3514 dell'edilizia e sicuramente le tue promesse, soprattutto dare la possibilità alle amministrazioni locali, sindaci, in professionalità, in laboratori che siano competitivi con il politico, di risposte certe in questo momento per il nostro territorio e per i nostri cittadini. E incontri che abbiamo fatto. E per noi l'opportunità, ma senza star qui a presentare la lista della spesa, di dirti che questa è una comunità che da tanto a livello nazionale siamo una Coletti, una scuola nella quale peraltro noi facciamo la formazione ai ragazzi del carcere minorile. E per noi la questione dell'università è una questione irrinunciabile, nonché quella della formazione. Mi permetto di dirti una particolarità che ha il vento, di dirvi. Noi di cui diamo formazione con le scuole paritarie, quindi con i bambini dai 3 ai 6 anni, a 90.000 bambini che altrimenti non troverebbero un asilo che li ospita. Questi bambini costano alla comunità 3.000 euro contro i 7.000 euro a pro capite a livello nazionale. Quindi c'è un risparmio più o meno di 270 milioni di euro all'anno che il Veneto dona con questa partita. Questi bambini sono 90.000, non riuscirebbero a trovare una scuola perché non ci sono. Quindi vanno nelle scuole religiose, nelle scuole cattoliche, nelle scuole private in generale. E ti dico che questa è una delle tante partite che sono virtuose ma che poi diventano penalizzanti per il nostro territorio, dove è Verona. Noi abbiamo 620 medici ogni anno che si laureano e non riescono ad avere la specialità. Ovvero oggi, avendo portato i governi precedenti il concorso per la specialità a livello nazionale, noi formiamo i migliori medici d'Italia e poi non riusciamo mai a fargli fare la professione. E queste sono solo alcune delle emergenze che abbiamo, ma sono quelle più contingenti. Io veramente ti prego di guardare con un occhio particolare questi territori. È fondamentale che ci sia una risposta. Grazie, buongiorno a tutti. Domenico Presti, Arcade, 4.500 abitanti. Bene, noi soffriamo in questo momento, ieri sera in giunta abbiamo discusso i problemi reali, noi non riusciamo a pagare le fatture ai nostri fornitori, perché il patto di stabilità, io sono in patto di stabilità da 2 anni, come me tutti i comuni al di sotto di 5 anni. Di essere scettico nei confronti comunque del governo. Che avremmo avuto tutti noi, grazie. Grazie. Vorremmo spenderli per magari fare scuole, ho scritto più volte anche al governo Letta, non abbiamo risposte. Questo permetterebbe anche allo Stato di avere nuove entrate, perché facciamo l'ale e dopo quella privata, come diceva prima. Quindi anche comparti, dove appunto ho già un progetto definitivo pronto per una scuola nuova e la scheda qua te la do. E poi ti consegnerei anche, allegata c'è una lettera di un cittadino villorbese a poco meno di 1 milione, è chiaro? Sì, sì, quanti abitanti hai? 12.000. Una sola di chiusura. Chiaro. Un accordo con le banche perché le sostengano, perché così non si può più andare avanti. Poi quanti anche su Segana quanti sono? 1.300. Anche noi abbiamo il problema dell'edilizia scolastica. Figurati, possibili da credere e ho i soldi lì messi da parte nel bilancio. Sul bilancio l'edilizia scolastica, se posso fare un altro intervento, non abbiamo tessere di partito. Allora questo volevo chiederti, fai troppo in altri posti, quindi dobbiamo trovare metodi più efficaci. Chiesto la passo da 2 mesi senza aver risposta, non si può centralizzare questo tema specifico a mia governo.it, si chiama le nostre risorse, perché ad esempio il nostro comune quindi sicuramente abbiamo anche l'idea di accorpare, vogliamo accorpare, non possiamo mantenere 7 plessi scolastici. Trasporti la so perché so che ci avete lavorato con Treviso Venezia Padova, no? Sui trasporti di Treviso e della regione Veneto, che ne ha le competenze, il presidente la conosce bene, la sicurezza idraulica del fiume La Livenza, ogni 2 anni in emergenza idraulica con rischio di esondazione per un bacino di popolazione minimo 200.000 abitanti. Abbiamo detto che è la battaglia madre, ma ci vogliono delle risposte da parte del governo e inoltre, secondo me, buoni interventi, delle buone politiche per quanto riguarda il lavoro giovanile, quindi ci sono dei culturalmente rilevante e un'azienda che va bene, cioè bene incontrare le aziende che sono in difficoltà, ma c'è anche un sacco di bella gente, e voi lo sapete, nel vostro territorio, che sta facendo dei risultati straordinari nonostante la politica. Perché dire le cose sulle quali stiamo lavorando sapendo che sia lì da 4 anni. Patto di stabilità interno, essenzialmente sulle scuole, anche sul dissesto idrogeologico, ma lì vorrei capire meglio se c'è il che mette in sicurezza Firenze,
anni, a parte la diga di Bilancino, stiamo costretti a sperare che non piova tanto, perché abbiamo le dighe. Scuola che voi scegliete, la singola scuola dove intervenire, quella e donami. Il tema della rete è un tema centrale, perché noi abbiamo un punto fondamentale dell'efficientamento energetico, che le spese giudiziarie debbano essere in carico ai comuni. Zaia mi ha già dato un dossier, è certezza del